4 anni, avete anche fatto l'amore e sono arrivati 2 figli. Ogni tanto, sì, è capitato tra una tappa e l'altra dei tour, 2 figli, bellissimi. Ah, pensavo 2 volte. No, qualche volta in più, 3 o 4. Però devo dire, abbiamo fatto 2 capolavori. 2 bellissimi bimbi, Jade e Noah, uno di 10 e uno di 3 anni. Meravigliosi, bellissimi, sono l'amore della mia vita. Ma è stato un colpo di fulmine? No? Assolutamente sì. Ah, sì. Io ero fidanzato, pensa, ero fidanzato con un'altra ragazza, ovviamente. L'altra? L'altra, aspetta, che 24 anni fa, è successo 24 anni fa, Rosanna. Rosanna? Sì, sì. Vabbè. E insomma, ero fidanzato con questa Rosanna e ero in uno studio di registrazione di un amico e mi dice: guarda, tra un po' passa mia moglie con la cugina. Mettiamo la mia moglie, me l'ho fermato passa, su moglie. No. Passa questa cugina e io quando la vedo impazzisco. Lei è di Marrakesh, quindi colori proprio, era tutta abbronzata, era novembre ma era abbronzatissima. Cioè, io sono impazzito, letteralmente impazzito, e la mia storia già stava finendo, era un po' agli sgoccioli. E quindi ci siamo sentiti, lei è ripartita, poi è tornata a Marrakesh e nel frattempo ci siamo sentiti telefonicamente, c'era ancora, pensa, ancora nelle cabine, 24 anni che fa, carino. Ogni tanto mi nascondevo con queste schede internazionali, questa cosa romantica, compravo pacchi di schede, mi bello. Sono dissanguato, ho aspettato un anno, poi lei è tornata in Italia, è venuta a studiare qui, lei ha studiato un po' in giro anche per il mondo, eccetera, e quindi ci siamo aspettati, diciamo, bello, un po', bellissimo, però. Bellissimo. Una bellissima storia e veramente bello, tutto molto bello. A proposito di colpo di fulmine, il titolo della canzone sì. con cui hai vinto Sanremo nel 2008 in coppia con la tua amica e collega Lola Ponce. Allora, rivediamo con un momento magico? Dai. Qui è una roba pazzesca, eh? Ma sono forti questi qua, eh? Allora, arrivano Gio Di Tonno, che è insuperabile, non solo come... e Lola Ponce! Perduta me! Anni fa, sono passati 15 anni, sembra 15 ieri. 15 anni, è arrivato che il bello. Caffè. Lo prendi, è caldo? Sì, sì, lo prendo. 15 anni fa, e sì. Pensare che tu volevi solo giocare a pallone. Sì, è vero. Cioè, lui voleva solo giocare a pallone. Sì, sì, un po' come mio figlio adesso, proprio il pallone è proprio in testa e nel piede, solo il pallone. Poi un giorno mio padre mi ha detto, proprio per allontanarmi dalla strada un pochino. Perché giocavi sempre in mezzo alla strada sì, a pescare, sì, allora, dove allora sei tornato sì, a vivere. Sono tornato a vivere da 10 anni o poco più, perché volevo una dimensione un po' più umana, più intima. E mi disse, devi suonare uno strumento. Impongo di suonare uno strumento. No, voleva allontanarmi un po' proprio dai pericoli della strada. Allora si giocava ancora in strada, sì. Adesso succede poco, forse a Napoli e dintorni in alcune città si gioca in strada, un po' si è persa questa cosa. E io gli feci la promessa, se mi lasci giocare in un giorno di pioggia, venne giù il diluvio universale, gli dissi, papà, se mi lasci giocare sotto la pioggia con gli amici, domani giuro che vado ad iscrivermi a pianoforte. E pensando che, ho detto, tanto domani mio padre si dimenticherà, figurati. Invece torno da scuola, ma pranzo e mio padre è lì che mi aspettava. Allora andiamo, io, no, ti prego papà. La musica non era proprio nella... E invece lo ringrazierò per sempre, perché ho scoperto un mondo. Questa passione si è impossessata di me, sono le passioni che scelgono noi. Cioè, e poi ti si attaccano Sanremo, addosso. Ma per un bambino della mia generazione, di quelli della mia generazione, Sanremo era un sogno, davvero. Ringraziamo adesso, tuo padre. Assolutamente, tutta la vita, papà, ti ringrazierò per tutta la vita. No, perché, veramente. Eccolo qua, guarda quanto è bello mio padre. Cioè, ti ha cambiato la vita. Sì, siamo uguali, Ti ha cambiato la vita, Molto più giovane di me lui. In meglio. Mi ha cambiato la vita. Sì, mi ha cambiato la vita perché ho scoperto la mia strada. Quello che
che salva alla fine, che ci salva, è trovare un obiettivo e perseguirlo. Bevi il caffè, diventa freddo. Il sacro fuoco, diciamo, l'ho trovato con la musica, sì, assolutamente. Rimettiamo la monetina nel nostro jukebox e vediamo dove si va. Da serenata a tua moglie, parlando del tuo papà, ci fermiamo a... I migliori anni. Beh, migliori anni dipende dalle vite. Non so quali sono stati i migliori anni per Gio di Tonno. Uno potrebbe pensare al periodo di Sanremo, il Notre Dame de Paris, no? Quando c'è stato questo debutto. E avete cambiato proprio la visione del musical in Italia, tu e sì, Lola Ponce. Bravi davvero, eh? No, bravo va soprattutto a Riccardo Cocciante, a David Zardi il produttore, Pasquale Panella. Sì, ha segnato un po' lo spartiacque. Prima c'era un po' il musical anglosassone, diciamo, che arrivava nei titoli che arrivavano dall'estero, o la commedia musicale all'italiana, e Notre Dame è arrivato e è come un'ondata proprio di novità, di freschezza. E ancora oggi, dopo 20 anni, ogni tanto quando parte il tour c'è un successo pazzesco. Io vi ho visto a Milano l'anno scorso. Lo so. Sono venuta a vedervi, dove appunto loro hanno rifatto il Notre Dame de Paris come negli Pensa anni 2000. Pensa che io ho fatto più di 1000 repliche. Cosa? Più di 1000 repliche. Che noia! Invece no. No. Notre Dame no, perché intanto spalmata in 20 anni, non, cioè certo, nel senso, certo, poi, certo, diciamolo. Certo. Però no, perché Notre Dame c'ha qualcosa di magico, anche per noi che lo interpretiamo. Sì, e poi vedere il pubblico sempre così numeroso, sempre così appassionato. Sai che Notre Dame è diventato un pellegrinaggio, una meta di pellegrinaggio, non è più uno spettacolo. Cioè c'è chi va a Medjugorje, a Lourdes e chi viene a vedere Notre Dame. Cioè, perché quando uno torna 10, 12, 15 volte, sono persone che l'hanno visto. Io ho una mia amica che si chiama Rachele, l'ha visto 15 volte. Vedi? Lui ma potrebbe lo so. Sostituire tutti voi. Lo so, per quello lo dico, io sono certo di questo. Sì, è vero. Lo vengono a vedere tante volte perché vengono a cercare evidentemente qualcosa di più profondo che Notre Dame ha. Però Gio, tu, da quella partitella sotto l'acqua a calcio, sei diventato veramente il re del musical. Perché? Va bene Notre Dame de Paris, ma poi sono arrivati i Promessi Sposi. Sì. E poi adesso Peter Pan a Capitanuccino a Milano. Sì. Insomma, niente, Gio. No, per fortuna. Sì, l'ho bevuto, grazie. No. Grazie. No, l'ho bevuto, scherzo. Il ragazzo continua, buonissimo. Lavora stasera. Io lavoro, devo stare bello sveglio stasera, quindi ce ne vorrebbero 2 o 3. Guardatelo all'opera. C'è una scommessa, la vedrete, piegata a queste braccia, perderete. Vino, vino e nuove prede, catturare che piacere, la modestia alle fanciulle, insegniamo per mestiere. Del gobbo, no? Di Notre Dame, che gli ha portato benissimo sì. Quella gobba. No, c'è stato qualcuno, il re dell'intrattenimento, Fiorello, che ha cavalcato questa cosa gobbo e l'ha rifatto. Sì. Quindi noi abbiamo pensato un meme, che è questo, quando lo ordini online e quando poi ti arriva a casa. Cioè, quando ordini online è lui, quando ti arriva a casa poi è Fiore che lo fa. È vero. Penso aver avuto uno come lui, che timida. Grandissima. Promozione, tra l'altro, una grande pubblicità, no, ma un onore, poi siamo diventati anche amici. Pensa che lui lo imitava, non l'aveva mai visto, è venuto anche lui l'anno scorso. È venuto in Sardegna a vederlo, è impazzito. Faceva di tutto il gobbo suo. Cioè, tutto. La spesa del chihuahua. No, cos'è questa cosa della... Lui praticamente lo metteva nella vita di tutti i giorni. Ma voglio vedere la tua imitazione. Ah, la mia imitazione. Certo. Oh. Mi manca il capello buttato in avanti. Esatto. Sì, invece lui imita Riccardo Cocciante, il maestro. Sì, l'ho imitato anche a... A tale quale. Ce l'abbiamo? Vabbè, allora lo rivediamo. Ah, bello. Sì, dopo bello. Tutte quelle ore di trucco. Sì, è giusto, giusto. Salutiamo Gio di Tonno e diamo il benvenuto al grande Riccardo Cocciante. Se stiamo insieme, qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera. Mi manchi, sai. Mi ricordi che rivivo in tante cose. Na 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 na.
fatto una cosa fantastica. A parte il fatto della somiglianza, che non me ne frega niente che non ci somigli. Tu. La voce, figlio mio, vabbè che tu ce l'hai di tuo, sì che... Grazie. Però... And I think to myself, what a wonderful world. Saxophone, saxophone, you're a saxophone. You can give it to me when I need to come along. Saxophone, saxophone, you're my saxophone. Baby, you can turn me on. Ma che bello! Lo dico, Ma che bello questo! L'hai anche vinto tale qua, stravinto tale qua! Che bello, guarda, è stata un'esperienza pazzesca. Questo è un bel regalo perché non lo sapevo. Ero anche un po' emozionato a rivedermi, devo dire. È stata una bellissima esperienza tale quale. Davvero bella, perché poi io da piccolo facevo questo, cioè imitavo, mi trasformavo anche a casa, mi travestivo, mettevo le mutande in testa, cose assurde. Quando arrivavano parenti, amici, ero sempre al centro dell'attenzione. Bella, cosa che non cosa. Sono nella vita. Nella vita io sono molto schivo, mi piace vivere al margine un po', cioè non mi piace stare al centro dell'attenzione. Poi appena c'è un palco, due tavole e via. Che e siano via. Le tavole del ristorante o quelle del teatro, mi piace, sono un compagnone, uno molto... E a teatro sei protagonista, appunto, con il musical Peter Pan, sei Capitan Uncino. Cioè, sono Capitan Uncino. Praticamente diventi sempre più cattivo. Sì, è vero. Don Rodrigo sì, e adesso sì. Capitan Uncino. Cioè, tu che sei buono come il pane, mi sembra. È vero, assolutamente sono buonissimo. Però mi danno sempre questi ruoli estremi. Ho fatto anche Jekyll and Hyde. Cioè, sempre cose estreme. Non so se mi devo offendere pure. Devo essere felice. Sono molto felice perché poi, sai, il teatro ti dà la possibilità di esplorare anche un po' te stesso e di fare quelle cose che non puoi fare nella vita. Quindi quando sono cattivo mi sfogo sul palco. Però scusa, mi dicono che in famiglia non sei stato il primo Capitanoncino. No, non sei stato proprio il primo. No, c'è qualcuno secondo? Che mi ha anticipato. Chi ti ha anticipato? Mio figlio, fatemi vedere. Mio figlio Jad, che quando aveva 5 anni. Alla... Ecco. Amore, che guarda che bello, sì. È lui il vero Capitan Uncino. Che poi è pignolissimo, quindi voleva il cappello come quello di Dustin Hoffman nel film. No. E per cercarlo, per farlo fare, cioè una cosa, guarda. Però ma sono sì, venuti sì. a vederti a Milano? Lo sai che non sono ancora venuti. No. Perché hanno la febbre? Sono malati, ma verranno brevissimo. Allora, in famiglia così. C'è un'epidemia. Ti adesso, stanno guardando? Certo che mi stanno guardando. Allora gli facciamo vedere un pezzetto dello spettacolo. Dai. Ah, va bene. Vai. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave. Sono o non sono il capitano Uncino. E allora batti col cuore, cantate tutti con me e ripetete con me gli slogan che gli ho insegnato. Per i pirati noi siamo, io sono il professor, contro un sistema doppiato della rivoluzione. Ci esercitiamo a scuola a far la faccia dura per fare più paura. Ma cosa c'è di male? Niente di male. Ma cosa c'è di strano? Non c'è niente di strano. Facciamo un gran casino, ma in fondo lavoriamo per Capitano Uncino. Sono o non sono il Capitano Uncino. Allora, per i figli di Joe e per tutti quelli che andranno agli Arcimboldi a vedere questo musical pazzesco con le musiche di Bennato. Edoardo Bennato, il grandissimo Bennato, fino al 14 gennaio agli Arcimboldi, poi Roma al Brancaccio dal bello. 16 al 21 e poi in tour fino a marzo, aprile. E permettimi di dire anche la data di Pescara, che è la mia città, 30 e 31, Teatro Massimo, 30 e 31 gennaio. Teatro no, Massimo. Scusate, a Pescara io voglio un sold out da adesso, assolutamente, 30 e 31, sì. Perché questo ragazzo è tornato a vivere nella vostra città, cioè ha preferito Roma, Milano, Firenze, Palermo, Napoli. Il minimo è venire a teatro, il minimo certo. È venire a teatro. E adesso però, scusa, io ho preso il pianoforte da Marzullo, ve lo dico, è sempre quello. Ma lo sa, lui lo sa. No, non lo sa, non lo sa. Non lo sa, non lo sa.
E quindi qualcosa mi devi fare. Guarda, prendo in prestito una canzone che nello spettacolo canta Peter Pan. Cantano Peter Pan e Wendy. E vuoi fare una canzone... quella parte? Sì, voglio fare sono tutto. Sì, sì. Però è una cosa così bella. E l'isola non c'è? Bravissima. Dai, sì. Hai detto così bella. Sì. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. E poi la strada la trovi da te. Porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano. Ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è. E non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. E se ci credi, ti basta perché poi la strada la trovi da te. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse ancora più pazzo di te. Grande Gio! Ci tengo a dirlo. Peter Pan, Leonardo Cecchi, Wendy, Marta Rossi, Spugna, Renato Converso e poi Giglio Tigrato, Martina Tilli e poi un cast meraviglioso. No, però ragazzi, quando venite a Roma al Brancaccio vi voglio qui in studio, tutti belli, vestiti, veniamo mascherati. Veniamo tutti truccati, assolutamente sì, promesso. Dai, promesso. Ci conto. Grazie Cate, grazie Gio mille. Gio di Tonno, lo trovate a Arcimboldi a Milano. Grazie, grazie, grazie davvero. A te. Grazie a te.